Scioglie cioccolato e burro a bagnomaria, mescolando la tristezza va via. Zucchero, uova, vaniglia e serenità. Lievito, farina e gocce di cioccolato, una delizia per il tuo palato. Ricorda di aggiungere amore e felicità. Impasta poi forma palline, un po' ci vorrà, ma cuociono in fretta i biscotti ed eccoli qua. Ciao ragazzi, avete visto, non ho fatto passare un altro anno prima di girare un altro episodio di ricette e musica. Spero vi piaccia, ma voi ve li ricordate i frolli spavesi? Quei biscottini al cacao con i cereali che si mettevano nel latte. C'erano anche latte e cacao, ma a me piacevano tantissimo quelli al cacao con i cereali. Gli altri non troppo. Cioè sì, mi piacevano, ma molto 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 meno. E sono fuori produzione, ma da tanto tempo. E io da qualche mese che non faccio che pensarci. Io mi vengono le voglie come le donne incinte. È incredibile sta cosa. E ho trovato una ricetta... simile, non proprio quella, perché non ci sono cereali in quelli che abbiamo fatto io e mia zia, ci sono le gocce di cioccolato, però non ho trovato quella con i cereali dentro e quindi abbiamo fatto questi che sono venuti, devo dire, comunque abbastanza bene, mi sono piaciuti e niente, ho voluto fare l'episodio di ricette e musica. Sono stata, vi ho detto, dai miei zii a Vigevano, ma non ho vloggato proprio perché volevo vivere, non volevo stare sempre a fare video. Ultimamente sì, quando faccio qualcosa di bello, cioè, da un lato vorrei vloggare, dall'altro però me la voglio vivere e quindi boh non so come mi sento in questo periodo della mia vita riguardo ai vlog. La canzone è venuta fuori una ballad perché boh, in questo periodo mi sento un pochino malinconica, quindi vi beccate anche la ricetta malinconica, perché capita, perché dobbiamo accettare tutte le sfaccettature delle persone e se vi capita un periodo di essere un po' tristi va bene. Vi ringrazio per aver guardato il video, se vi va iscrivetevi al canale, commentate, lasciate un like, attivate la campanella delle notifiche e ascoltate la mia canzone Come una fiamma, che troverete qui da qualche parte. Ciao!